Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, il processo di elaborazione del lutto, in base all'intensità del legame affettivo interrotto, alle sue modalità e a diversi fattori protettivi o di rischio, può essere di durata e complessità variabile. Solitamente, nella sua fase acuta, viene completato entro 6 a 12 o anche 24 mesi in caso di perdite di figure relazionali primarie, genitori, figli, partner, fratelli, sorelle, anche se non sono infrequenti possibili. Sequele per periodi successivi. Si deve comunque tenere conto che il processo di elaborazione è fortemente soggettivo e può durare per tempi assai variabili in base a fattori personali e situazionali. Nel lungo post social scritto, Mary Belguardi ha spiegato che il figlio è venuto a mancare il giorno di Pasqua, domenica 9 aprile, nella sua casa a Città del Messico. Julian Figueroa è stato trovato senza vita nella sua camera a causa di un infarto miocardico acuto e fibrillazione ventricolare. Il giovane cantautore, infatti, sarebbe morto per un attacco cardiaco improvviso. Come ha spiegato la madre, la famiglia, trovando il ragazzo privo di sensi, ha chiamato subito i sanitari del 911. Ma quando i medici e paramedici sono arrivati sul posto hanno potuto constatare solo il decesso. E non c'era alcun segno di violenza. Il medico cardiologo Omar Meia Rivera ha dichiarato al magazine Noticias Telemundo che purtroppo il cantautore messicano è venuto a mancare dietro a una malattia degenerativa che colpisce molti pazienti giovani a loro insaputa. A parlare è stato anche Marco Chacón, il marito di Mary Belguardia, rivelando che la donna è molto provata da quanto accaduto. Nelle ultime ore, inoltre, sono stati moltissimi i colleghi del giovane cantautore che si sono espressi sui social, manifestando tutta la loro tristezza e la loro incredulità su quanto appreso nelle ultime ore.